Ragazzini miei, benvenuti in questo video. Come sempre sono Tecno e siamo tornati con un nuovissimo video. Come avete letto dal titolo, ragazzi, oggi andremo insieme ad aggiornare la mia collezione nerd. Però come l'aggiorneremo? In pratica i ragazzi di Wootbox mi hanno mandato questa scatola, che sarebbe la Wootbox, che contiene delle cose da nerd, delle cose random, le cose legate magari a un videogioco. Magari, non so, come avete visto di là c'ho il cappellino di Rainbow, tutte queste cosine qui, magari i cibi, eccetera. Sicuramente anche voi, come me, amate queste cose, perché è bello magari abbellire la propria stanza con delle cose che vi piacciono di un videogioco, perché vi fanno sentire ancora più nerd. Ragazzi, e questo è il bello di essere nerd. Questa che andrò ad aprire, ragazzi, è quella del mese di marzo. E nel mese di marzo c'erano alcuni temi che successivamente dopo andremo a vedere insieme quando la apriremo. Me ne dovrebbe già arrivare un'altra, ovvero quella del mese di aprile. Arriverà poi successivamente e scrivetemi qui sotto se volete che apriamo insieme anche quella e andiamo ulteriormente ad aggiornare, diciamo, la mia collezione delle cose nerd. Quella di aprile sarà spettacolare perché ha come tema Avengers Infinity War, God of War 4, Game of Thrones e Guardiani della Galassia 2. Perciò, ragazzi, in quella che arriverà poi ad aprile ci saranno cose inerenti a questi temi. Ragazzi, ci tengo a dirvi che le cose che andremo a trovare insieme dentro alla Wootbox sono cose 100% originali, perché Wootbox ha come partner Star Wars, Dragon Ball, Pokémon, Harry Potter, Blizzard, South Park, cioè ha un sacco di partner ufficiali e alcune cose addirittura sono solamente esclusiva Wootbox. Ad esempio, nella scatola di febbraio c'era un chibi, ragazzi, di Trunks, esclusiva solamente Wootbox. Purtroppo questa cosa non la conoscevo ancora, perciò me lo sono perso quello. Vi dico già che se siete interessati vi lascerò in descrizione il link al loro sito, perciò se avete dei dubbi come funziona eccetera basta che andate sul link qua sotto, ragazzi, e da lì capirete tutto. Però, ragazzi, basta con le chiacchiere, adesso andiamo ad aprire insieme questa qui, che come vi ho già detto è quella di aprile, e vediamo dentro che cosa mi è arrivato. Ok, perciò, ragazzi, adesso insieme andremo ad aprire il vaso di Pandora dei nerd. Spettacolo, cioè, ragazzi, già la scatola è bellissima. Piano piano, ragazzi, se no vedo già che cominciate già a sbirciare, perciò non sbirciate. Allora, prima cosa abbiamo il Woot Magazine, che è questo, dove in pratica c'è scritto tutto quello che c'è anche dentro alla scatola. Ok, prima cosa che andiamo a spacchettare è una maglietta di Jurassic World, ragazzi. Devo dire però che non sono un gran fan di Jurassic World, però sicuramente sarà bella da mettere, così da aggiungere alla collezione di magliette a tema che ho. Eccola qui. Perciò questa la aggiungeremo alla collezione di magliette che ho a tema di videogiochi o film. Ad esempio ho anche quella di Assassin's Creed Origins, che l'avete già vista. Poi ho quella di Rainbow Six. Poi ho questa, che è quella di Tom Clancy's Wildland. Prossima cosa, ragazzi, penso sia una cosa esclusiva Wootbox, è una spilletta, non so esattamente di che cos'è, però penso che sia della Wootbox. Molte cose magari, se non so esattamente di che cosa sono, ragazzi, per favore scrivetemelo qui sotto nei commenti, perché sono curioso e sono curioso soprattutto di sapere se voi lo sapete. In pratica questa qui è una spilletta, non so, ragazzi, di che cos'è. No, ragazzi, questo è bello, questo è davvero bello. Eccolo qui. È il ciondolo di Assassin's Creed Origins, ragazzi. Aspettiamo che lo apriamo. Questo lo dovrò sicuramente indossare con la maglietta di Assassin's Creed Origins, messo al cappellino di Rainbow Six, perché come vi ho già detto questi sono gli amuleti che danno il potere. Oh, sembra tipo pelle, cioè sembra pelle. Cioè, ragazzi, questo sembra che sia l'occhio di Horus. Mettiamolo subito. Ah, sento già il potere, è una cosa strabiliante. Un'altra cosa che mi hanno spedito, questa cosa qui, che ho già capito di che cos'è, forse. Aspettate un attimo che la spacchetto. Ma te, che queste cose non le devi spacchettare perché hanno più valore se le tieni dentro la scatola. No, mi dispiace, ragazzi, i cibi io li ho aperti e li ho messi tutti lì in fila, perché dentro alle scatole non mi piacciono. Magari va contro allo spirito del collezionista, però, ragazzi, io preferisco gustarmele io. Ok, la sto tirando fuori. In pratica, da quello che ho capito,
sono quelle cabine da dove si chiama la polizia. E da quello che ho capito, ragazzi, è del Dottor Who. In pratica è una serie TV, se non sbaglio. Però io Dottor Who, vabbè, infatti c'è anche scritto sopra, Dottor Who non l'ho mai seguito. Perciò, ragazzi, per favore scrivetemi qui sotto che cosa rappresenta questa cabina. Adesso arriviamo al pezzo forte, al mio pezzo preferito, che è questo, ragazzi. Questo, ragazzi, è il cappellino dei Pokémon. Infatti qui abbiamo il nostro Pikachu fiero. Aspetta che togliamo tutte le varie cose. E anche questo, ragazzi, si aggiunge alla mia collezione dei cappellini. Parlo di cappellini a tema videogioco. Il primo che ho è quello di Rainbow Six. E poi abbiamo questo, che è quello dei Pokémon. Perciò direi di andare a provare anche questo. Mamma mia, ragazzi, stile Ash Ketchum, uguale. Mi è venuta un'idea: quando andrò a registrare il prossimo minigioco, vi dico già adesso che lo registrerò domani e uscirà lunedì, il minigioco che andrò a riproporvi sarà quello di Pokémon Go. Dato che non lo facciamo da un sacco, ragazzi, ve lo dico già adesso, state attenti, passate su Instagram così saprete quando lo farò e se volete partecipare. Prossimo minigioco, mi metto il cappellino e lo registro, Pokémon Go, voi sarete i Pokémon e io vi verrò a catturare. Ragazzi, la loot box è vuota, abbiamo già svuotato tutto quello che c'era al suo interno. Scrivetemi anche qual è stata la vostra cosa preferita tra queste qui che abbiamo trovato nella loot box di questo mese, ovvero marzo. Ricordatevi che me ne arriverà un'altra ad aprile e come sempre le aprirò insieme a voi. Spero che questa, ragazzi, diventi una serie mensile, ad esempio, che porto una volta al mese, anche perché me ne arriva una di scatola al mese. L'apro insieme a voi, spero che vi piaccia, spero che questi spacchettamenti vi piacciono. Alcuni di voi hanno detto che i top spacchettamenti su YouTube li faccio io, grazie ragazzi, grazie del vostro supporto. Perciò arriviamo a 5000 like per andare a spacchettare quando arriverà quella di aprile. E player in media, direi che siamo arrivati anche alla fine di questo video. Come sempre vi chiedo di lasciare un pollicione all'insù, ragazzi. Come vi ho già detto, 5000 like per continuare gli spacchettamenti di queste loot box che arriveranno una volta al mese. Passate su Instagram perché è lì che vi scrivo quando farò un mini gioco con voi. Attivate il campanello per non perdervi i prossimi video. E direi che per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo video. Bella playerini.